Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Clifford Game. Eccoci qui con un nuovo episodio di Skyrim Special Edition. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati. E nel frattempo che io aprivo il tutto, la signora Delphine ci ha interrotti un attimo e ci ha detto che Parturnax deve morire. Allora, io sono curioso di leggere insieme a voi un po' il motivo della situazione. E Delphine e Desbern hanno scoperto che Parturnax era uno dei capi alleati di Alduin durante l'antica guerra dei draghi. Si rifiutano di aiutarmi ulteriormente e finché non lo uccido. Ah, a posto. E questo diciamo che però è un po' un problema e va un po' contro la nostra etica. Ci eravamo affezionati al caro Parturnax. Allora, vediamo, cosa potremmo fare. Ok ragazzi, io direi che potremmo provare a fare la missione Il Caduto e praticamente dovremmo preparare una trappola per Odaving, che sarebbe quel drago che dobbiamo poi affrontare a Dragon's Reach. Quindi usciamo e iniziamo con grandissima cattiveria a preparare la trappola per un drago. Io ragazzi, come sempre, vi chiedo se la serie vi sta continuando a piacere, se vi fa piacere seguire i miei episodi sul canale, se Skyrim vi sta piacendo nel qual caso, dato che la nostra Lidia improponibile potrebbe abbassare un po' le viewer. Che dite? È bruttina. Allora, niente ragazzi, mi sa che ci vediamo direttamente a Dragon's Reach. Ok signori, siamo arrivati. Proviamo a entrare a Dragon's Reach, vediamo se lo Jarl è ancora di buon umore oppure magari non l'ha presa proprio bene, che adesso gli intrappoliamo un drago nella sua umile dimora. Che dite? Signor Jarl, c'è? Eccolo. Salve. Siamo pronti, sangue di drago, dacci l'ordine. Ok, allora, intanto stai calmo. Ti assistano nelle tue battaglie. La trappola per il drago è pronta? I miei uomini sono pronti, come promesso. Le grandi catene sono oliate. Attendiamo i tuoi ordini. Ok, perfetto. Sono pronto, andiamo a intrappolare un drago. I miei uomini sanno cosa fare. Tu fa la tua parte. Sì, però sto stai calmo. La mia città nelle tue mani. Sì, quanta arroganza. Siamo il sangue di drago, cioè, l'hai visto Peppino in faccia? Un altro vagabondo è venuto a leccare gli stivali di mio padre. Bene. Ma questo qui ha preso dal padre. Dice che sono troppo giovane per allenarmi con una spada. Sei troppo coglione, che è diverso. Bene. Ragazzi, sono curioso Siamo di vedere come come il nostro Peppo se la caverà. Intanto imbracciamo subito l'arco che ci sentiamo un po' più tranquilli, che dite? E io la seguo. Facciamolo. Hai un piano per attirare qui un drago, vero? Sì, dobbiamo chiamarlo, fondamentalmente. Quindi equipaggiamoci l'urlo. E squarcio del drago, no. Chiama drago. Signor drago. Vai, Peppo, fai uno starnuto. Ah, forse lo devo tenere premuto. Avanti, però. E chiama questo drago. Siamo pronti. Un attimo, eh. Avin! Così? Vi è piaciuta l'idea? Siamo pronti quando vuoi. Ah, ok. In teoria l'abbiamo chiamato il drago, perché ci dà anche la quest. Un attimo che ci equipaggiamo della roba più figa. Allora, ci andiamo a mettere come urlo. Squarcio del drago, così lo tiriamo giù. Eccolo! Oh boia! Questo sembra rosso come drago, eh. Che roba è quella lì che stavo... E se ne va! Grandissimo! Fermi ora. Restate al coperto. No, finché non scende. Stai calmo. Ok, dobbiamo iniziare a smaciularlo. Dai, Peppo, dagliele. Lidia. Ci aiuti. Ce l'ho anche io, brutto il presentimento. Stiamo un po' riparati, Peppo. Non si sa mai. Metti in salvo le chiappette. Stai calmo. Stai calmo. Aspettate che si avvicini.
Dagliele, Pep. Su, Zafrul! Costringiamolo a scendere. Grande Peppo. Ammazza. Un po' più vicino, no? Ma ha recuperato tutta la vita? Perché sei fuori? Ma questo recupera la vita. Cioè, non gli stiamo togliendo un cazzo. Ok, però zitti che si è incastrato qua, quindi noi ne approfittiamo. Ah, ok, no, dobbiamo interrogarlo adesso. Ok, ok. Successo, probabilmente. Me, Kodva, come un orso in trappola. Ebbene sì, ebbene sì. Sei dalla parte sbagliata. Sì, io... Traduci, per favore. Zuhubonahar, ne hai passate tante per mettermi in questa umiliante situazione. Sì. In Sip Alduin, certamente vuoi sapere dove trovare Alduin, vero? Direi di sì, direi di sì. Ce lo può dire? Esatto, dove si nasconde Alduin? Rinik Vaza, una frase ad effetto. Alduin Bovul, uno dei motivi per cui ho risposto alla tua chiamata è stato quello di mettere alla prova il tuo Tuhum in prima persona. Ok. Molti di noi hanno iniziato a mettere in discussione la guida di Alduin, chiedendosi se il suo Tuhum fosse davvero il più potente. Tra noi, naturalmente, Muni Mihe, nessuno era ancora pronto a opporsi apertamente a lui. Mi stavi dicendo dove trovare Alduin? Uslad Krosis. Molte scuse. Mi perdo in chiacchiere. Ha viaggiato fino a Sovngarde per recuperare le forze, divorando il Silesio. Le anime dei mortali defunti. Un privilegio che custodisce gelosamente. La sua porta per Sovngarde si trova a Skuldafen, uno dei suoi antichi templi sulla cima delle montagne orientali. Mindoran, Pahok, Midovei, Lavrantil. Sì, ok. Non c'è bisogno che ti rammenti che tutto il potere che gli è rimasto si trova qui. Zuhulos, Tofan, Ilahan. Ora che ho risposto alla tua domanda, mi libererai. Mi piacerebbe. Prometti di servirmi? Servirti? No. Nitihid, se e quando sconfiggerai Alduin, ci ripenserò. Allora mi sa che te ne stai in catene finché non lo sconfiggiamo. Krosis. Così, eh. C'è un dettaglio su Skuldafen che non ti ho menzionato. Allora veda di dirci tutto. E dimmi quello che sai, dunque. Solo questo. Possiedi il Tuhum di un Dova. Ma senza averne anche le ali, non arriverai mai a Skuldafen. Certo, potrei portarti lì in volo, ma non in queste condizioni, imprigionato. Ok, ok. Pare che ci troviamo a un punto morto e ti aspetti che creda alle tue parole. D'accordo, ti libero se prometti di portarmi a Skuldafen. Vai. Onikan Goravkin Irat. È saggio comprendere quando hai una sola scelta. E puoi fidarti di me. Zuni Tarodis. Alduin ha dimostrato di non meritarsi di comandare. Ora sono libero.
Liberami e ti porterò a Skuldafen. E va bene, allora. Incredibile. Signore, era da tempo che aspettavo questo momento. Le piace? Mi piacerebbe condurre degli esperimenti su di te. È solo nell'interesse della conoscenza. No. Vattene, mago. Non farmi rimangiare la promessa che ho fatto al dono. Ma Odaving, stai parlando con noi oppure con il mago? Ti assicuro che non te ne accorgerai nemmeno. La maggior parte di essi non causeranno alcun dolore a un drago grande e grosso come te. No, stai buono. Drago imprigionato. Quante possibilità. No, non glielo posso impedire. Se ti senti in grado, dovresti entrare nella Lo posso provare a liberare prima del... No, non posso liberarlo. Non credo che avrai problemi a perdere qualche scaglia o un po' di sangue. Yormei, cosa ci fai lì? Ma questa ce la vogliamo vedere, però. Roar. Oh, non mi far incazzare il drago, dai, vattene. Bravo, caga sotto. Io non so come fare a liberare il drago, sinceramente. Allora. Ah, bisogna andare. Ho capito. E come ci arrivo? Là sopra, di qua? Sì. Vediamo, forse abbiamo un modo. Parlando con la guardia. Posso credere che abbia funzionato. Apri la trappola. Sono serio? Vuoi liberare il drago dopo tutta la fatica fatta per rinchiuderlo lì dentro? Sono io il sangue di drago, decido io. Sì, di sicuro. Tuo funerale. Qualcun altro dovrà aiutarti a riportarlo là dentro. Pronti ad aprire la trappola. Apri sta trappola. Sì, anche a me non sembra molto buona, però. Parte del piano del sangue di drago. Muoviti. Se no la apro io. Qualcuno intervenga. No, state ca. No! Ma che state a fare? Ma ci ha traditi sta merda. E niente, signori. Lo dobbiamo uccidere a questo punto. Maledetto. Maledetto. Questa ce la paga. Ma non abbastanza. Ok, maledetto traditore che non sei altro. Adesso allora la paghi. Che dici? Ale. Ok, signori, ci dovremmo essere. Credo che ce l'abbiamo fatta. La senti di vedere il mondo come solo un Dova può fare? Sì, signor Odaving. Allora, signori, io ho notato una cosa. Abbiamo un po' molte poche frecce qua con noi, E anche poche pozioni di cura. Quindi, se dovessimo mai andare ad affrontare Alduin, sarebbe meglio rifornirci prima. Sarà Nut. Sì. Attendo i tuoi ordini, come promesso. Ok, no, un momento, non siamo pronti. Dobbiamo tornare un attimo. Ma resterò qui. Sì, sì. Aspetta, Odaving. E torniamo un attimo a Whiterun, che dobbiamo fare un po' di shopping. Dobbiamo fare un po' di shopping, perché se dobbiamo andare ad ammazzare Alduin, ripeto, siamo messi malissimo proprio. Considerate che, come abbiamo visto anche in live e come abbiamo visto anche in altri episodi, il nostro Peppo con le armi a una mano fa veramente schifo, cioè non toglie assolutamente niente, quindi noi dobbiamo veramente concentrarci solo con l'arco e sì, per poter fare del male ci servono tante frecce, quindi questo non è un problema comunque, perché Peppo qualche moneta con sé ce l'ha. Eventualmente vendiamo roba e ci facciamo altra moneta. Allora, il problema è che è notte, quindi mi sa che dovremo anche aspettare. Poi sì, oltre alle frecce sarebbe bene anche farsi... Anzi, mi dovrò fare, e ce la facciamo adesso, qualche pozione di cura. Che anche quelle scarseggiano e non poco. Allora, aspettiamo un attimo, quindi ci vediamo direttamente alla riapertura.
Ok, abbiamo fatto schiacciare un pisolino al nostro Peppino. Siamo pronti a entrare a fare un po' di shopping e un po' di manbassa anche di erbette. Dai, vediamo che cosa troviamo. Se vedi qualcosa che ti piace. Sì, signora, stai calma. Allora, vediamo. Ha un aspetto piuttosto fiacco. Dai un'occhiata. Allora, pozioni. Vediamo. No, ho detto dai pozioni, un'occhiata. Peppo. Vediamo che cosa vende. Ci servono le pozioni di cura, signora, ce le ha? Non cura malattie. Allora, queste pozioni di cura che ce le prendiamo tutte. E poi queste di cura minore. Però sì, non è che abbia molta roba. Pozioni di salute. La salute aumenta per 20 secondi. Quella possiamo anche non prenderla per il momento. Ok. La ringrazio. Torna pure quando vuoi, se ti serve un rimedio. Guardiamo se abbiamo la possibilità invece di crearcele delle pozioni di cura, che sarebbe un'altra bella soddisfazione. Danneggia salute, eh? No, anche queste però non sono. No, no. Vendo cure per in alternativa, signori, vi faccio vedere. Cioè, noi potremmo provare a creare delle pozioni mescolando tra di loro due ingredienti. Poi uno fa così, creazione veleno fallita. Oppure fiore rosso, fiore di montagna, creazione fallita. Lingua di drago, fiore di viola in montagna, creazione fallita. Insomma, dobbiamo andare un po' a tentativi. E lo vedremo poi, lo vedremo poi. Proprio sono esperimenti alchemici che, come vedete, falliremo la maggior parte delle volte finché poi non otteniamo un po' tutte quelle che sono le ricette possibili. Adesso andiamo un attimo dal fabbro, invece, a comprare una qualche freccia. Vorrei anche vedere se posso avere la possibilità di crearmele le frecce, perché in quel caso ce le facciamo noi. Quindi prima cosa guardiamo se le possiamo creare. Ferro. Ecco, le frecce di ferro, per esempio, le potremmo creare. Non ho i componenti necessari. Che cos'è che ci serve per fare il ferro? Legna da ardere e lingotto di ferro. Ok. Ah, ne crafta addirittura 24. Quindi una bella botta. E cuoio. Vabbè, no, sì, in effetti. Sarebbe figo, sarebbe figo. Però legna da ardere dove. Dove la troviamo, scusate? C'è della legna da ardere qui nei paraggi? Che allunghiamo un po' la mano. Parecchie cose interessanti se vuoi comprare qualcosa. Sì, infatti adesso sto venendo subito da lei. Qua c'è della legna da ardere, sembra legna da ardere. Non è legna da ardere. E questa? Ma scusate, se c'è della legna, perché Peppo non la può prendere? Niente. Niente, signora, allora le compriamo direttamente da lei, che dice? È contenta? Non affermo certo. Vediamo. C'è qualcosa per proteggerti? Sì, sì. Allora, vediamo. Armi. Così vediamo anche se c'è della roba faiga. Allora, frecce, queste le prendiamo tutte. Ale, frecce di ferro, gliele compro tutte. Poi, frecce orchesche, gliele compro tutte. E basta. Ok, poi vediamo. Vestiario. Che cosa ci vende di interessante? Corazza nani che è troppo pesante. Elmo delle guardie di Whiterun, 26. Ah, difende bene questo elmo. Do un attimo un'occhiata svelta svelta, signori. Guardiamo qua cos'è che ci potrebbe offrire. Se c'è della legna da ardere, non ce l'ha. C'ha del grimaldelli, ma ne è solo uno. No, niente. Vediamo se possiamo offrirle noi qualcosa. Tipo l'arco Falmer, per noi può anche andarsene, che dite? E l'arco nanico con 8 punti di salute. Ma sì, intanto. Ok, tra l'altro aumentiamo anche un po' di oratoria. E l'ascia, no, ce la teniamo. I dardi li teniamo. La mazza d'acciaio se ne va. Il piccone resta. E queste restano. Vestiario. L'elmo elfico. Vabbè, scusate, sti cazzi, vendiamolo sto elmo intanto. Ecco, con questi guanti possiamo scassinare più velocemente. Questi ce li teniamo. E poi niente, anche questa roba la teniamo tutta quanta per un futuro. E lei ci può insegnare qualcosa secondo voi? No, non ci può insegnare un bel niente. Serve qualcosa, ricorda di entrare a fare un giro in bottega. Ok. Va bene, allora a questo punto direi che ci siamo un po' sistemati. Vediamo giusto un'occhiata per vedere come siamo messi, cioè quante pozioni di cura effettivamente abbiamo. 5 di cura e 7 di minore. Non è tantissimo, non è tantissimo, potremmo fare di meglio.
Però sono curioso, il cibo ci cura? Ripristina 20 di vigore, il vigore... Ah no, in realtà il cibo, ingredienti... No, in realtà cioè, abbiamo poi solamente l'idromele, quindi... E invece di frecce come siamo messi? 26, 24, 50, 12, 22. Siamo messi anche piuttosto bene. Piuttosto bene. Poi eventualmente ne possiamo anche recuperare strada facendo e morti facendo. Va bene, allora ragazzi, questo episodio ho cercato di farlo un po' più breve, un po' più circoscritto, perché secondo me nel prossimo dovremo affrontare una mega battaglia che sarà appunto contro il temerario Alduin, se tutto va come dovrebbe andare. Quindi, come sempre, vi chiedo di lasciare un like per supportare la mia serie, condividere i video e il canale per intero. Iscrivetevi al canale appunto se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo alla prossima con Skyrim Special Edition. Un saluto come sempre dal nostro Peppo l'Inguardabile e la nostra carissima Lidia. Ciao!